Ci sarebbero tantissime cose da dire, invece io sarò molto sintetico e esprimo quello che penso dopo avervi ascoltato, che oggi secondo me è una giornata molto bella di questo consiglio comunale, perché qua ognuno poteva dare un taglio, cominciare a dire di chi è la colpa, chi è che prima ha cominciato, quale partito, quale parlamentare, ma oggi io nell'ascoltarvi, ma anche ovviamente nel leggere questo documento a cui anche io contribuito, percepisco che c'è solo un sentimento, che è quello della difesa della nostra città e del nostro sud, il fastidio per le ingiustizie, le disuguaglianze, le discriminazioni e l'orgoglio di sentirsi partenopei, appunto, come citava anche adesso Marco Nonno, indipendentemente anche dalle posizioni politiche che sono anche molto diverse, qua è dove ci dividiamo ogni volta, anche con un confronto aspro e acceso. Quindi questa bella pagina non va, tra virgolette, politicamente sporcata con divisioni. Io credo che lanciamo un messaggio forte, che noi non accettiamo più e non l'accetteremo mai più. Ci siamo stancati questa declinazione di un sud che è pigro, deve lavorare, deve... non esiste. Qua esiste invece tutt'altro e che anzi diamo anche un messaggio di coesione, perché non c'è stata una parola contro. Noi vogliamo semplicemente rafforzare l'unità d'Italia attraverso un nuovo processo di coesione che valorizzi tutte le autonomie. Perché appunto, se si facesse una vera autonomia, noi ne trarremmo solamente vantaggi. Io di questo ne sono assolutamente consapevole, perché talmente quello che abbiamo dato, senza andare troppo indietro, dal 1861 ad oggi, facendo solo qualche esempio, insomma, da quello che è stato, Frezza prima lo ricordava. Il debito delle casse piemontesi furono pagate dai lingotti del Banco di Napoli. Poi potremmo ricordare ai nostri fratelli soldati della Prima Guerra Mondiale sul Piave, se non c'erano i meridionali, a questo punto staremo chi lo sa dove a discutere chissà d'altro. Le quattro giornate di Napoli, gli anni 60, il boom economico, chi è andato nelle fabbriche del nord? Chi è andato alle fabbriche del nord, alla Fiat? Potremmo continuare, come anche le pagine contemporanee, anche di questa città che ci vede divise su tante cose, ma noi qua stiamo a lavorare. Cioè, anche quando noi veniamo criticati duramente dall'opposizione, l'opposizione sta qua a lavorare. Quindi oggi non dico altro, perché secondo me è stata scritta una pagina davvero molto bella, è un messaggio forte al paese, perché siamo la terza città d'Italia e il paese senza Napoli non va da nessuna parte. Quindi il messaggio è forte, l'hanno anche sottolineato i consiglieri del Movimento 5 Stelle. Chiaramente mi rendo conto anche per loro non è facile, ma è un messaggio chiaro, non ci ho visto nessun tratto di ambiguità, quindi c'è assolutamente una posizione importante di tutto il Consiglio Comunale, perché poi lo stesso Moretto, lo ricordava qualcuno prima, insomma alla fine se è andato via, ha una posizione di appartenenza, non ha ritenuto, io penso che tutto il Consiglio Comunale oggi si esprime e lancia un messaggio al paese che non è né di odio, né di rancore, né di violenza, è un messaggio di attuazione e fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana, nella quale non solo noi crediamo, ma nella quale io ho giurato da sindaco. Oggi viene dato un mandato forte al Presidente del Consiglio Comunale nell'atto, a me, come è stato detto sia da Mario Coppeto che da Marco Nonno, e io farò di tutto perché questo messaggio non abbia tratti divisivi, ma abbia tratti politici con la P maiuscola, istituzionali e soprattutto di difesa di questa grande città nella quale noi ci ritroviamo. Sappiamo quanto è difficile vivere, ma che anche con oggi abbiamo scritto una pagina di orgoglio partenopeo davvero importante, ed è questo il messaggio che diamo al paese. Noi siamo napoletani, meridionali e italiani. Quindi oggi diamo un messaggio di unità nella valorizzazione di tutte le autonomie, compreso l'autonomia di Napoli. Quindi davvero mi sento di ringraziarvi tutti e chiudo con un saluto speciale, perché so che ci teneva veramente tanto a starci oggi, l'avete fatto già voi, ma lo voglio fare io, a Laura Bisbuto. Quindi ci siamo veramente tutti, anche chi è collegato via streaming. Grazie per questa bella pagina di democrazia. Grazie a tutti, un attimo di attenzione.